Ciao, oggi effettuiamo le ultime regolazioni sulla CNC. Ciao a tutti e bentornati. Nello scorso episodio vi ho mostrato la macchina e ho realizzato il piano martire e segnato l'area di sicurezza. In questo video effettuiamo tutte le regolazioni per rendere la macchina perfettamente funzionante e a regola d'arte. Così la smetterò di farvi vedere la macchina, ma la utilizzerò per fare quello che mi serve. Nel corso del video risponderò anche a diverse domande che mi avete fatto nei commenti, sempre nel video precedente, tra cui quella che ho sentito risuonare più e più volte, cioè quanto costa la macchina. Quindi rimanete incollati al video. E la prima domanda alla quale rispondo, che in realtà non è una domanda ma è un'affermazione, è che questa macchina non è per hobbisti. Ed effettivamente avete ragione, questa macchina non è una macchina per hobbisti. Perché l'ho presa, diciamo che ho fatto un investimento per alcune attività sempre basate sul making, che voglio effettuare, che voglio iniziare a effettuare da quest'anno e negli anni prossimi, alcune delle quali le vedrete su questo canale, altre purtroppo no. Ma mettiamoci subito al lavoro e come prima operazione devo spianare il piano in MDF e per fare questo sfrutterò il fatto che il mandrino è un R25, quindi può portare utensili fino a un diametro di 16 mm. Per esempio, una cosa che può portare è una di queste frese gigantissime, che mi servirà per riportare a livello il piano martire in MDF. Sicuramente io mi fido tanto del piano della macchina, non mi fido per niente dell'MDF, quindi gli diamo una bella spianata. Questa è una fresa come quelle che avete visto in altri video della Fraser, questa è l'alternativa della CMT, è sostanzialmente la stessa cosa. Avendo un mandrino così grosso mi sono potuto permettere una fresa leggermente più grande, questa è una 60 mm di diametro e ha un gambo 12. Quindi prendiamo la collezione di colletti, prendiamo quello da 12, quello da 8 lo rimetto a posto. Maria Montessori sarebbe orgogliosa di me. Anche qui c'è il segno K, quindi mettiamo la fresa fino al segno K e la montiamo nel mandrino. Perfetto, mettiamoci al lavoro. Ok, come vedete ho annegato i bulloni un po' sotto il piano, così quando faremo la passata di pianatura del piano non andiamo a beccare i bulloni. L'MDF, come sapete, produce tanta polvere molto sottile ed è polvere di legno mista a colla, quindi maschera. Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells and bobtail ring. Ok, verifichiamo un paio di cose. Tanto come vedete da questa parte c'è un siamo scesi di circa mezzo millimetro. Qui aumentiamo un poco, significa che il pannello era un po' imbarcato. Qui invece addirittura andiamo a zero, quindi abbiamo fatto bene a fare una bellissima passata sul pannello. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon this fanny bride was seated by E allora, appena finito di spianare, sono estremamente soddisfatto della fresa, la utilizzerò veramente per tante altre cose. Come vedete, produce un sacco di polvere. Quando poi ho messo la spazzola, questo ha evitato di eliminare le polveri, sia perché c'è l'aspirazione diretta, ma anche perché tutti i trucioli e la polvere che si producono vengono sparati lateralmente e quindi vengono intercettati dalle spazzole, quindi ottima la spazzola. Per quanto riguarda la spianatura, come vedete si sono formate delle linee. Perché succede questo? Allora, facciamo finta che questo sia il nostro mandrino al quale è attaccato la nostra fresa CMT. Allora, in generale il mandrino dovrebbe essere perfettamente perpendicolare alla superficie. In realtà non è così, è difficilissimo anzi che sia così. Esageriamo e facciamo finta che l'angolo sia veramente grosso. In questo caso la fresa scendendo va a lasciare questi gradini, che sono esattamente quelli che si vedono sulla superficie del piano martire. Ora, per determinare l'angolo utilizziamo un po' di ricordi di trigonometria. Ok, ho montato sul mandrino questa barra di
acciaio, che è quindi molto molto rigida, con un bullone. Ok, adesso vediamo cosa succede facendo girare il braccio. Lo sentite qui, gratta. Lì invece è molto libero. Proviamo ad alzarlo un attimo. Ok, adesso qui gratta piano piano piano, mentre dall'altro lato è libero. Andiamo a misurare quant'è questa distanza. Ecco, dovremmo esserci. La distanza è 3,90. Il diametro di questo cerchio era 1000 mm, l'altezza è 3,90 mm, l'angolo è uguale a arco tangente di 1000 diviso 3,9. 1000 diviso 3,9 uguale 25, inverso tangente uguale 89,77 gradi. Allora, che secondo me non è malissimo. Sembra tanto, ma in realtà stiamo sbagliando soltanto di 0,23 gradi. Secondo me facciamo un errore molto ma molto più grande quando ci fidiamo di qualcosa del genere. Ad ogni modo, questo è qualcosa che possiamo sicuramente migliorare ed effettivamente non è neanche troppo difficile. Quindi il mandrino, invece di essere perfettamente perpendicolare al piano di lavoro, è leggermente inclinato in questa direzione. È molto di più inclinato in questa direzione, molto di più, stiamo parlando di 0,23 gradi. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è rimettere a livello in questa direzione e poi riportarlo a livello. La cosa di bella di queste macchine è che sono completamente regolabili. Infatti basta agire su questi sei viti, tre da un lato e tre dall'altro lato, le allarghiamo un attimo e rimettiamo il mandrino in bolla. Iniziamo. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Ok, a questo punto abbiamo settato l'orizzontalità rispetto a questo asse, infatti la nostra sonda qui gratta e qui gratta. Quindi mi faccio un bel segno qui e da questo lato. Dopo aver messo a bolla in questa direzione, dobbiamo mettere a bolla in questa direzione e qui l'angolo è un po' maggiore. In genere in questi casi si utilizzano delle rondelline di spessoramento, dette anche shim, che sono delle rondelle normali ma spesse 0,1 mm. In questo modo posso mettere una serie di rondelle qui fino a raggiungere lo spessore desiderato e questo piatto verrà inclinato in questo modo, che è esattamente quello che ci interessano. Ma siamo a Natale e prima di ricevere queste rondelline passeranno giorni, quindi ovviamente non voglio aspettare. La cosa che farò è utilizzare questo spessimetro, che ci dice che ha tante lamine, ognuno di uno spessore diverso. Siccome ho già calcolato gli spessori che mi servono, realizzerò delle rondelline a partire da questo. Questo è il mandrino e questa è la piastra posteriore. Queste sono le viti e sono distanziate di 60 mm l'uno dall'altro. Per calcolare lo spessore giusto basta fare 60 mm per la tangente dell'angolo, che era 0,23 gradi, e quindi otteniamo 0,24 mm. Sull'ultima vite, quella più in basso, lo spessore invece sarà 0,48 mm. Ok, quindi dobbiamo realizzare due rondelline da 0,24 mm e due rondelline da 0,48 mm. Trapano a colonna. Shows of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells on. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock.
Siccome la matematica non è un'opinione, lato destro, grattatina semplice, grattatina, lato posteriore, grattatina, anteriore, grattatina. Quindi direi che ci siamo, probabilmente adesso farò un'altra passata con la fresa livellante, così tutte queste righe dovrebbero scomparire. E poi siamo pronti per lavorare. Ultima regolazione che voglio fare è l'ortogonalità dell'asse X con l'asse Y. Nell'ultimo video avevo fatto vedere che avevo misurato la diagonale e che su questa c'era un errore di un millimetro. Lì per lì mi sembrava un errore accettabile, poi grazie anche a un paio di commenti che ho ricevuto ho fatto qualche altro conteggio e ho visto che in realtà quel millimetro non è sufficiente. Per farvi vedere di cosa sto parlando, queste sono delle squadrette che ho realizzato a mano qualche mese fa. Come vedete chiudono perfettamente, quindi ogni squadretta ha un angolo di 90 gradi, direi perfetto, e quindi mettendo 4 squadrette riesco a chiudere l'angolo senza avere disallineamenti. Adesso ho realizzato dei tagli di prova. Queste sono le 4 squadrette che ho realizzato con la CNC. E come vedete qui c'è un errore che non è trascurabile, perché come vedete le 4 squadrette non sono a 90 gradi ma l'angolo non si chiude. Ora qui c'è un'altra domanda che alcuni di voi hanno posto, cioè ma una macchina di questa portata non dovrebbe essere perfetta? E la risposta è ni. Sì, dovrebbe essere perfetta al massimo delle sue possibilità, ma questa è pur sempre un'opera di carpenteria metallica, su questo tipo di manufatti la precisione è dell'ordine del millimetro. Ma dice il vecchio adagio, se non puoi farlo perfetto, fallo regolabile. E questo è proprio il principio che è stato seguito per fare questa macchina. Avete visto già l'asse Z che è stato regolato. Per regolare l'angolo XY c'è una configurazione specifica che si può fare direttamente su software, quindi è ancora più semplice. Tra l'altro, a seguito del video precedente, mi hanno contattato i ragazzi della LabMec, i quali mi hanno detto che effettivamente loro questa taratura l'hanno già fatta. La cosa che mancava è che io all'inizio della mia lavorazione devo resettare i motori, cosa che si fa premendo questo tasto Ref All Home. Questo porta tutti gli assi a toccare i fine corsa, quindi adesso lo sta facendo sull'asse Z e adesso la macchina si muoverà sull'asse X e poi porterà i motori Y a base. Questa operazione sostanzialmente riporta tutti i motori alla loro posizione iniziale. La particolarità di questa macchina è di avere due motori sull'asse Y, quindi uno è questo e uno è questo. Quindi il software cosa fa? Aspetta che il ponte arrivi in posizione 0 e poi muove leggermente uno o l'altro motore in modo da raddrizzare il ponte. Questo ci consente di avere un angolo a 90 gradi. Come vedete su quest'asse si è spostato di poco più di un millimetro. Sull'altro asse si è spostato di ben 3 mm. Ora questa distanza qui è configurabile ed è esattamente quello che ho fatto. Quindi ho tagliato delle squadrette e questa è la prima versione ed effettivamente confermava i miei sospetti, cioè che l'angolo non fosse esattamente a 90 gradi. Come vedete non si chiude. Quindi ho iniziato a regolare questo parametro finché non ho ottenuto un angolo di 90 gradi. Qui addirittura era andato un po' oltre, infatti l'angolo si vede si allarga un po' al centro e nell'ultima iterazione finalmente gli angoli sono perfettamente a 90 gradi. Quindi al prossimo video faremo già qualcosa di applicativo, lo vedrete da queste parti, ma non vi dico niente. E adesso veniamo alla domanda saliente, cioè il costo della macchina. Siamo sul web, quindi dobbiamo essere il più trasparenti possibili e io sarò il più diretto possibile. Il costo della macchina è sui 9.000 euro, un po' meno, 8.900 euro. Poi chiaramente ci sono macchine più grandi, macchine più piccole, ci sono accessori che potete scegliere di mettere o di non mettere, quindi il costo può variare anche sensibilmente sia in basso che in alto. Ma per tutte le informazioni commerciali rivolgetevi all'ABMEC, sono molto disponibili, soprattutto se devono vendere una macchina. Io lo dico chiaramente, se loro vendono una macchina in più non ci guadagno niente, questo che sia il più chiaro possibile. Chiaramente questo rientra nel discorso che abbiamo detto prima, la macchina non è una macchina per hobbisti e io la utilizzerò per fare diverse attività.
a questo punto rimane solo una cosa da fare, cioè scegliere il nome della macchina. Mi avete mandato diverse proposte, qui ce ne sono alcune delle più interessanti. Per esempio MP Projects dice: è bella ma il colore è sbagliato, doveva essere Pantone 143C, quindi la nominerei la sbagliata. Oppure la chiamerei Atum, come il nome del dio creatore dell'antico Egitto. Oppure ancora Massimo AC dice: la chiamerei Nessie, come il mostro di Loch Ness. Questa è carina. La virgola per la precisione che questa macchina può garantire. Venere come pianeta, ma è anche il nome romano di Afrodite, quindi questo sarebbe perfetto. The Beast o la bestia. T-Rex, visto l'imponenza e la passione per tuo figlio per i dinosauri, quindi devo dire che mi conoscete. Questo è chiaramente Moreno Giovacchini, che è un fedele ascoltatore. Oppure Maya, sia per l'operosità ma anche per i colori. Il nome che ho scelto è legato a una storia interessante. Siamo negli anni 60, all'incirca nel 66-67, un gruppo di giovani ingegneri del software vengono incaricati di scrivere un software molto delicato e molto importante, il software del modulo lunare dell'EM che atterrerà a breve sulla Luna. Il carico viene dato al gruppo di ricerca informatica dell'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, al quale io sono molto legato. E in particolare la supervisione del gruppo viene data a un ingegnere giovane ma molto brillante al secolo, Margaret Hamilton. L'ingegnere Hamilton era specializzato in una branca dell'informatica chiamata Ultra Reliable Software Design, cioè progettazione del software ultra affidabile. La NASA voleva mandare la navetta sulla Luna con dentro gli astronauti e volevano essere assolutamente sicuri che questi potessero atterrare e tornare indietro. Il motto della NASA è Failure is not an option, il fallimento non è assolutamente una opzione possibile. Bene, l'ingegnere Hamilton spinge per inserire nel software una funzione di controllo. I processori dell'epoca, ricordiamolo, erano estremamente limitati. Questa funzione di controllo era capace di capire la priorità dei processi e quindi, in caso di sovraccarico del processore, garantire i processi ad alta priorità ignorando i processi a bassa priorità. Ed effettivamente un incidente di questo tipo si verifica proprio durante le fasi finali dell'allunaggio. Siamo a circa 30 secondi dal touchdown e i piloti sono impegnati in un atterraggio manuale. Ad un certo punto il pannello di controllo sputa un errore. I piloti del modulo di controllo, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, chiedono subito supporto alla stazione di controllo a terra. E il gruppo di ingegneri della Hamilton risponde: ok, è un go, potete andare avanti. Subito dopo un altro errore lampeggia sullo schermo del modulo lunare e anche in questo caso il gruppo della Hamilton risponde: go, possiamo andare. E 20 secondi dopo la navetta tocca Luna e quindi c'è il primo grande passo per l'umanità e tutto quello che da esso discende. Effettivamente i piloti si erano dimenticati di spegnere un radar e quindi il processore era impegnato anche a processare i dati del radar, ma siccome i dati per scendere sulla Luna erano più importanti, il software di controllo ha tagliato il radar, permettendo l'allunaggio che conosciamo. E siccome io sono tanto appassionato di spazio, di astronautica e di ingegneria ai massimi livelli, non posso non dedicare questa macchina a lei. E quindi, cara CNC, da oggi non ti chiamerai più Lab Mac Afrodite, ma ti chiamerai Maggie. Ed Enrico e Maggie è tutto, noi ci vediamo la prossima volta e se ti è piaciuto il video iscriviti, clicca.